senza saperne leggere né scrivere. Non spingere, amico mio. Ok. Va bene, ho paura di questo qua. Vediamo se me lo riesco a togliere prima possibile. Dai che me lo tolgo ora. E no, e ritorna a spingermi fuori. Va bene. Madonna, che è successo? Sono scomparsi tutti? Belli, sono riapparsi. Attenzione, magico. Quarti. La magia, ragazzi. Madonna mia, ho fatto 6 o 7 sorpassi al buio. Attenzione, qui prima della 130R, vediamo se riesco. Questa è follia. Ci ammazziamo, amico, alza. Lo sapevo che finiva così. Non vedono gli specchietti, c'è un problema. Allora raga, ve lo giuro, non c'era nello specchietto. Eppure nello pure lo specchietto vedo dietro. C'è qualcosa che non va con gli specchietti. Pure prima mi è successo. Dai, andiamoli a prendere, va. Ma lo sentite come spara tra una marcia e l'altra? Pow! Spettacolo. Ci siamo? Ce l'ho sotto tiro. Vediamo l'effetto scia. Se mi risucchia. Occhio, occhio che ci prova. Si sono presi. Minchia che rischio. Mi falli sparire di nuovo, dai. va a largo, questo deve tornare alla posizione ora, sicuro. Stanno cominciando a diventare pericolosi, eh? Porca tro... Che t'avevo detto, Tommà? Che t'avevo detto, Tommà? Accendi, accendi! Minchia,
Che poi avevo detto. Ciao, usci... Certo. Su tutte e due, sia sull'attributo che sulla Huracan Evo. Ma ragazzi, non potete capire, ma con l'attributo, cioè con l'attributo mi ha fatto correre. Cioè con l'attributo si è fidato, mi ha fatto correre. Certo, poi ho guardato, la mappa motore era messa wet, ma lo stesso faceva paura. La prossima volta mi prenoto almeno 5 giri però, per ogni macchina. Sottosterzo c'è, raga. Cioè, a velocità. Cioè, sia il sottosterzo, cioè che senti proprio il trasferimento dei carichi. Qui per esempio adesso ho preso il cordolo. Cioè, la macchina inevitabilmente ha allargato la traiettoria, no? Giusto. Boh, poi succedono quelle cose. È veramente piacevole. Cioè, ma non hanno capito che la curva era a destra e non a sinistra? Chi? Poverazzi. Ciao Angel, buenas, come estás? Eccolo Paolo. Ma altri 5 minuti che dobbiamo fare qua? Tra l'altro gli inci ce li ho coperti da tutte quelle schermate che abbiamo installato insieme.
faccio scoppiare la quinta. Comunque quello che faceva paura, ragazzi, delle macchine che ho provato in pista era la frenata. Cioè, come te lo spiego, tipo da 2.40 che la strada cominciava a diventare minuscola, così tipo vedevi il cono dove dovevi frenare, che era segnato lì a 150 metri, e in quell'occasione il cervello non sa se effettivamente quando metti il piede sul freno freni, cioè la macchina frena, a meno che ovviamente non conosci la macchina. Ma tu immagina uno che per la prima volta, magari uno che non è anche portato, insomma, che non ha mai corso con niente, lui ti dice accelera, ti fai tutto il rettilineo, arrivi a 2.40 e poi dovresti frenare lì dove c'è quel, ma inizi a frenare molto prima, perché ovviamente il tipo, il cervello non riesce a capire che la macchina si ferma, che sono talmente potenti quei freni che ti fanno frenare la macchina in quel poco spazio. Poi quando lo capisci che sfiori il freno, e se non stai attento ti ritrovi con la testa fuori dal parabrezza, allora poiché hai iniziato a capire ti molli. Ma la frenata della Huracan Evo, madonna ragazzi, la frenata della Huracan Evo, manco li guardavi i freni e si fermava. Va bene, anche vi dico, la prossima volta vado a provare la GT3, va? Allora, consumo gomma, qui mi dice che siamo arrivati a 93-94. Sì, un pellino da quando siamo partiti è cambiato, ma non tantissimo. Sa che c'è pure l'effetto spiattellamento qui su Race Room, eh? Cioè che non è un effetto, cioè proprio se spiattelli ti riporti lo spiattellamento fin quando non cambi gomma. Si potrebbe provare, eh? Tolgo l'ABS. Vediamo. Allora, tolgo l'ABS. ABS 6. Vado, spacco le ruote. No. Non sento niente, ABS 6, giusto? Forse un minimo rimane l'ABS, proviamo di nuovo. No, non si sente, forse l'ABS, ci vuole una macchina con ABS off.
Dai, dai, che stiamo finendo. Allora, lui già ci dice 70 punti di elo. Addirittura lo calcolo in diretta. Il TC off funziona. TC 1. Non so se è TC off proprio. Che poi è TC 6. Vabbè. Questa cosa di TC e dell'ABS, guarda, non capisco perché è così al contrario. Per l'ultima volta la spoon, andiamo a chiudere con l'ultima 130R. Per togliere devi andare su 6, sì, mi sa che è il contrario. La versione di settaggio, oppure no. Vamonos. Mamma mia, pazzesco ragazzi. Dopo quel gran sorpasso da mago, dove abbiamo fatto scomparire tutti e dove aver aggirato l'ostacolo facendoli investire tra di loro, ci portiamo a casa la prima posizione. Dagli. Con queste silhouette simpatiche. Silhouette simpatiche. Ok, mi posso sguantare. Raga, che vi devo dire? Dopo 30 ore che smanetto su settaggi e cose, qualcosa di simpatico Race Room ce l'ha.